La teoria dell'uomo grattacielo. Tutte le persone arrivano in questo mondo come? Come dei? Beh. Poi crescono e diventano bambini. Che crescono e diventano adolescenti. Che crescono e diventano giovani adulti. Che anche questi crescono e diventano adulti. Anche gli adulti crescono e diventano adulti maturi. Infine l'adulto maturo diventa un vecchio. Nel mondo e nella grande famiglia estesa c'erano questi sette tipi di persone che troviamo anche in tutte le religioni, in tutte le tradizioni spirituali, però veicolate con un linguaggio, con dei simboli differenti. Il punto fondamentale qual è? Che quello che succede a livello fisico succede non solo a livello fisico, ma anche a livello umano e spirituale. E questa è la grande chiave per trovare la pace, per poter avere pazienza, per accettare cose tremende, per confrontare paradossi, contraddizioni, la follia umana, eccetera, eccetera. Se prendiamo un archetipo che la più parte di voi conoscono, che è l'archetipo di Babbo Natale o di San Nicola, chi è questo vecchio con la barba bianca, i capelli bianchi, eccetera, eccetera. E perché è così importante? È l'eroe solare. Cioè, ognuno di noi. Non come siamo oggi, ma come diventeremo un giorno quando saremo cresciuti e avremo realizzato questo livello di coscienza e di essere. Quando la Coca-Cola è partita ha preso l'immagine, l'archetipo di Babbo Natale perché questo ha un impatto molto profondo sull'inconscio delle persone. Quindi il vecchio è una vecchia anima e nella tradizione ebraica, nella Kabbalah, è l'anziano dei giorni. Nella tradizione cristiana è l'essere cristificato. La persona che è giunto al termine della sua evoluzione o almeno un alto livello di coscienza e di essere. Allora, barba bianca e capelli bianchi, simbolo della saggezza. La saggezza. La vecchia anima ha acquistato non la conoscenza scientifica, magari anche quella, ma soprattutto la saggezza. Guanti bianchi, la purezza del cuore. Una delle corrispondenze del colore rosso è la polarità maschile. Ma il rosso rappresenta anche altre cose. A un certo livello, una delle corrispondenze del colore rosso è la manifestazione dello spirito nella materia. Uno dei 10 comandamenti è non commettere l'adulterio. L'adulterio ovviamente ha molti significati, implicazioni, eccetera, eccetera. A livello spirituale, l'adulterio è quando una persona mette in croce, cioè impedisce al suo spirito di esprimersi nel mondo e viene formato dal mondo. I cavalli o le renne che volano, che cosa rappresentano? Il viaggio fuori del corpo. La OBE, Out of the Body Experience. Questo era conosciuto in tante tradizioni, eccetera, eccetera. Vi do un'altra immagine che è molto, molto bella, l'immagine della strega. Allora, la strega che cos'era? Era una vecchia donna che volava su un bastone o una scopa. Allora, la vecchia donna rappresenta a livello simbolico, ovviamente, un'anima già più evoluta. La scopa cosa rappresenta? La corda d'argento che attacca l'anima al plesso solare del corpo fisico. Esistono persone, e ne ho conosciute alcune, pochissime, comunque ho conosciuto alcune persone, più di una, che hanno due vite. Una vita di giorno e una vita di notte. E di notte loro fanno quello che fa Babbo Natale, cioè escono fuori del loro corpo e vanno nel mondo dove ci sono dei punti molto
dolorosi, dove ci sono catastrofe, tante persone che muoiono, eccetera, eccetera, per dare aiuto. Quindi Babbo Natale siamo tutti noi, che rappresenta un'anima più evoluta e che questo è molto interessante, va a portare regali. Fin quando una persona funziona a livello della personalità, è felice quando riceve cose. Più riceve, più è felice. Quando invece una persona arriva a livello dell'anima, la polarità cambia e la felicità viene non da ricevere ma dal dare. Noi stiamo vivendo un enorme rite de passage o trasformazione quantitativa e qualitativa che ci porterà effettivamente dal livello della personalità al livello dell'anima. Allora, il bebè lo chiamo l'uomo primitivo che è retto dagli istinti. Questa persona, uomo o donna, ha uno scopo nella vita: soddisfare i suoi istinti primari. Secondo livello abbiamo il bambino, che è retto dalle emozioni e dice la vita è dura, non è giusta, eccetera, eccetera. Però con l'amore, con le relazioni umane, possiamo farcela. Quindi la sua focalizzazione è creare una famiglia di relazioni umane che gli danno la forza emotiva di andare, la motivazione di andare avanti. Terzo livello è l'adolescente. L'adolescente è la persona che incomincia a scoprire i poteri latenti della mente e che dice, ma guarda, con questi poteri, con la mia volontà, io posso ottenere ciò che voglio. Quindi parte alla conquista del mondo. E tutto il mondo diventa un laboratorio dove con la sua intelligenza, la sua ambizione, eccetera, va e ottiene ciò che vuole e fa dei gran pasticci. Fa dei gran pasticci. Poi arriva il giovane adulto che chiamo il discepolo. Il discepolo dice io posso ottenere ciò che voglio, ma non so più cosa vale la pena, perché posso avere tutto ciò che il mondo ha da offrire, ma non mi soddisfa veramente, quindi vorrei qualche cosa di più. E lì è la persona che comincia a studiare altre religioni, che fa lo yoga, che studia la psicosintesi, vari sistemi, scuole spirituali, eccetera, eccetera. Però si crea una concezione mentale, intellettuale, non un vissuto di questo. Poi viene l'adulto, che chiamo il saggio. Il saggio è la persona la cui mente è illuminata dalla grazia, dalla luce dell'energia spirituale. Quindi è la persona che è ispirata. La mia madre spirituale a Parigi, che aveva una sessantina d'anni, quando aveva bisogno di informazione o di qualche cosa, lo chiedeva alla fonte e riceveva una risposta. L'ho vista parlare con degli scienziati, dei professori, dei scrittori, eccetera, dando loro delle risposte, che molte volte lei non capiva, ma mi diceva sorridendo, ma loro capiscono, per questo che vengono qui e che tornano qua. Questo è l'ispirazione. Questo è il punto dove la vera vita veramente incomincia. Il quinto livello. Questa è la nostra grande sfida oggi. Ci sono altre sfide. Le altre sfide sono come rimanere sani in un mondo malato. Laguna, per esempio, sta proponendo alcune alternative alla medicina ufficiale che sono forse un po' meno pericolose, magari certamente meno costose e che comunque possono aiutare a essere efficaci. Poi viene l'adulto maturo che chiamo il santo. Il santo chi è? È la persona il cui cuore è vivificato dalla grazia, dalla luce dell'energia spirituale. Quindi è la persona che impara ad amare veramente. Infine il vecchio è la persona realizzata che ha armonizzato la propria volontà con la volontà divina. Quindi che diventa che cosa? Che diventa uno strumento per manifestare la volontà divina nel mondo e che a questo punto ha tutte le forze dell'inconscio e tutte le forze dell'universo che l'aiutano a realizzare questo, perché questo è per fare il bene del tutto. E c'è una cosa molto interessante, il bebè e il bambino sono ancora connessi con la dimensione verticale, con la grande catena dell'essere, con la fonte. Poi arriva il periodo più tremendo che è l'adolescenza.
E quello che noi stiamo vivendo oggi è la crisi dell'adolescenza con l'esame di maturità che arriva. L'adolescente e il giovane adulto non sono più connessi con la vita, l'amore e la gioia, se non a livello della personalità. E lì la depressione, la tristezza, la disperazione, eccetera, eccetera, arrivano, perché da soli in questo mondo non ce la facciamo. La buona notizia è che al quinto e sesto livello la connessione si ristabilisce, ma questa volta a un livello conscio, non a un livello globale inconscio come era prima, non a livello esterno, ma adesso a livello interno. Al settimo livello, lì c'è il punto dove realizziamo il nostro grande scopo per il quale siamo stati creati, il nostro grande destino sulla Terra, e poi andiamo in mondi migliori.